Benvenuti a tutti, finalmente il primo episodio dedicato ai giocatori meno conosciuti, ai giocatori, ai talenti meno famosi, o meglio, l'anno scorso li chiamavo i chi se rincula, anche quest'anno saranno chiamati chi se rincula, non nel titolo, ma tra di noi, tra coloro che fanno già parte della pagina, o meglio, del canale P Quadro, la pagina Facebook P Quadro e tutta la piattaforma P Quadro. Coloro che non ne fanno parte per la prima volta scoprono questo canale, vi invito ad iscrivervi perché la rubrica di questi giocatori meno famosi tratterà tutti gli ruoli e quindi ci saranno 10 talenti per ruolo che mi avete suggerito voi sotto gli episodi dedicati ai talenti più famosi e poi naturalmente darò anche la mia esperienza per quanto riguarda i talenti nel corso di questi anni, dato che la rubrica sono 3 anni che va avanti. Colgo l'occasione per ricordarvi che se volete suggerirmi dei talenti, tranquilli ragazzi, non c'è nessun problema, commentateli qui sotto, oppure se volete anche essere nominati, commentateli direttamente sotto gli episodi della rubrica dei talenti più famosi. Se non vi è chiaro, mi scrivete tranquillamente in privato e vi spiegherò tutto. Partiamo con il primo portiere di oggi. Andre Onana, giocatore che mi ha suggerito Giocopum, sì, perché vi nominerò e ringrazio tra l'altro Giocopum che mi ha suggerito questo giocatore qua sotto l'episodio dei portieri più famosi, sempre da 0 a 23 anni. Vi ricordo che anche per quanto riguarda questi giocatori qua meno famosi, quindi quelli più sconosciuti, lo stesso vale per loro da 0 a 23 anni. Vi voglio suggerire che questo giocatore qua parte da 3 milioni di euro e lo potete acquistare in una fascia da 3 a 4,5 milioni di euro. Dovrebbe essere comunque questa l'idea per quanto riguarda il suo acquisto. Giocatore alto 1,90, un portiere piuttosto massiccio, un portiere dell'Ajax, un giocatore molto molto buono che dal 72 può arrivare all'82. Lui non me l'ha detto, ve lo dico io perché ho voluto appunto provarlo, quindi se ci ho impiegato così tanto a portare i talenti meno conosciuti perché ho dovuto appunto provarli prima di suggerirvi delle cavolate. Quindi se volete prendere Onana, io ve lo suggerisco, ci sta. Per quanto riguarda Alban Lafont, io vi dico la verità, sinceramente ero quasi tentato di inserirlo tra i portieri giovani più famosi, però molti non lo conoscevano, eppure nell'ultima settimana e mezzo un boom di suggerimenti, un boom di fan che mi hanno scritto caspita, dovresti provarlo, sale tantissimo. Sì ragazzi, io l'ho provato, dal 76 arriva all'89, io l'ho provato e è arrivato all'89, quindi ragazzi, giocatore di valore 7 milioni, lo prendete dai 7 ai 15 milioni di euro, lo prendete dal Tolosa, sì, è un'ottima promessa, forse ancora di più di un'ottima promessa, secondo me è un ottimo fenomeno e vi posso dire che per quanto riguarda i giocatori appartenenti a questa puntata è quello che sale di più. E me l'hanno suggerito in tanti, poi come vi ho detto sono stati in tanti a scrivermelo nei commenti dell'episodio dei portieri più famosi. Me l'ha suggerito Adam Goem, che a lui è arrivato all'85 in una stagione incredibile, sottolineo incredibile. Giocopum, ancora lui mi ha detto che a lui è arrivato al 90, poi tutti gli altri a parte Giuseppe Colicchia che mi ha detto è arrivato al 78 in una stagione, mi sembra strano, è salito solo di 2, vabbè, mi spiace per te. Nomino anche tutti gli altri che mi hanno suggerito la font, che sono Marianna Viola, Nico HQ05, Baby Freestyle 04, madonna santa, quando leggo 04 io nel 2004 già, vabbè. Lasciamo perdere, Umberto Ciolino, Luca Morro 01, Giuseppe Colicchia se l'ho già detto, Samuel Scalinci, Antonio Porzio, Alessandro Succi e Lollo Mansueto. Ciao, io sono Lollo Marcollo ma non mollo. Va bene, andiamo al prossimo portiere ragazzi perché ci sono davvero tanti suggerimenti. Che dire, sono stato io il primo a svelarvi il Baby Cavani, Miles Villar, giocatore dell'Anderlecht, giocatore che secondo me rappresenta davvero i portieri chi se rincula e vi posso dire assolutamente che secondo me, come
tra l'altro coloro che stanno già seguendo la mia carriera allenatore Exling con il Brescia sapranno che Svilar sale davvero tanto. Da 63 arriva all'84 e quindi oltre a me che ve l'ho suggerito, me lo suggerisce anche Mirko Buono, che sicuramente non avrà visto la mia carriera allenatore Extreme, e mi ha detto a me è arrivato all'85. Quindi gli faccio i complimenti. Vi voglio ricordare che il suo valore è da 575, lo prendete da diciamo da una fascia di 600 a un massimo di 1.600.000, super giù la fascia per prendere questo giocatore qua è questa. Vi posso tra l'altro suggerire anche che il giocatore lo potete prendere direttamente dalla prima sessione di mercato senza nessun problema all'Anderlecht. Ha giocato nel Como, sì, ha giocato vicino a me, l'ho anche conosciuto, Scuffè. Ragazzi, io vi posso dire che Scuffè è una, non so se dirvi una promessa mancata, non lo so, però io vi posso dire che dal 74 all'82 ci arriva. Gli anni precedenti era un'esplosione totale, tipo Donnarumma, che vabbè ragazzi, arrivava al 90, adesso arriva all'82. Io l'ho visto arrivare fino all'82, però. Allora, andiamo a sottolineare un po' le situazioni. Sono 4.300.000 per prenderlo, come minimo lo stipendio è 13.500. Vi posso dire che dai 4.3 dovete aggiornarvi da una fascia di 4.3 a 8 milioni. E vi posso dire che me l'ha suggerito Loris Tonelli e Daniele Giacintucci, che mi ha detto a me è arrivato all'86. Quindi evidentemente può salire oltre l'82 agevolmente. Io vi dico, a me è arrivato all'82, seguite anche cosa vi ha detto Daniele, che a lui è arrivato all'86. Allora, questo giocatore qua, Alessandro Confente, questo portiere qua del Chievo, io ve lo volevo suggerire da tanto, ma Mr. Regix me l'ha suggerito e quindi voglio ringraziare anche lui. Ragazzi, io questo qua ce l'avevo scritto qua in piccolino qua sul mio cellulare, vi posso dire che il giocatore è veramente, veramente, veramente una grandissima sorpresa. Un portiere davvero chi se rincura, perché da 60 arriva all'80 e quindi un più 20, ragazzi, che secondo me andando avanti può salire ancora di più ulteriormente. Ragazzi, il giocatore è già alto 1,94, giocatore secondo me che tutte le squadre piccole vorrebbero. 3,25 per prenderlo, 3,25 barra 1 milione, questa è la fascia per acquistarlo a Chievo Verona. Vi posso dire che tra l'altro lo stipendio è bassissimo e il giocatore è già cedibile in prestito, potreste già acquistarlo in prestito con uno stipendio davvero basso. Se avete una squadra piccola, fatelo. Acquistate Confente e fidatevi, non ve ne pentirete. Timone Pumba, no, Timon Wellenreuther, giocatore dello Schalke 04. È un giocatore che mi ha suggerito Ale Falco. Io vi posso dire che lui dal 72 può arrivare all'81. A me è arrivato fino all'81. Per quanto riguarda Ale Falco, a lui è arrivato all'84. Vi posso dire che il giocatore costa 2.900.000, già tra l'altro è anche in scadenza, la sua fascia è da 2.900.000 a 6 milioni, questa è la sua fascia per acquistarlo. Fate molta attenzione a lui perché il giocatore è in scadenza di contratto, quindi potreste prenderlo anche a meno, quindi molta 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 attenzione per quanto riguarda Timon dello Schalke 04. Fate molta attenzione a lui e acquistatelo, verificate, perché secondo me è un portiere che vale la pena acquistare in una squadra bassa ma anche media. Torniamo in Serie A, andiamo al Palermo, parliamo di un portiere piuttosto sconosciuto, si chiama Josip Posavec. Posavec, il giocatore parte da un valore di 525.000 a 1.500.000 per acquistarlo. Vi posso dire che me l'ha suggerito Gioacchino Conti e vi posso dire che io l'ho testato e dal 63 può arrivare all'80. Ve lo sottolineo, è un giocatore che costa anche poco di stipendio, 2,2 sono davvero pochi. Vi voglio dire che Gioacchino Conti mi ha detto arriva dal 63 all'83, quindi ci sta di brutto, un più 20 per lui, per me comunque fino all'80 ci arriva, quindi se volete prendere un giocatore a poco pensate anche a lui. Alex Meret, ragazzi, questo qua ve lo suggerisco io. Perché ve lo suggerisco io?
perché molti di voi, e qui mi soffermo a fare una critica, cosa hanno fatto? Si sono messi a commentare nell'episodio dei portieri più famosi il mio errore, e sì, lo ammetto, ho fatto un errore, ho messo un giocatore che non aveva da 0 a 23 anni, ma ne aveva di più, 24, 26, non mi ricordo più, dovrebbe essere Trapp. Ecco, dedico a tutti quei pannocchioni di merda, e ragazzi, questa volta non mi limito, cazzi vostri, cioè nel senso, gran cazzi vostri, perché potevate spendere 2 secondi della vostra vita abbastanza inutile a magari suggerire dei giocatori essere nominati in questo episodio, non l'avete fatto. Affari vostri, comunque, cioè non è per essere permaloso, io vi chiedo scusa a tutti, però c'è modo e modo di insultarmi, visto che molti sono arrivati ad insultarmi perché ho suggerito un giocatore che non ha 23 anni ma ne avesse di più e non me ne ero accorto, quindi mi raccomando, abbiate rispetto, perché il rispetto è importantissimo. Io, nonostante tutto, nonostante questi elementi stupidi e ignobili che fanno parte della piattaforma YouTube, continuo e vi suggerisco tanti altri giovani come lui, come Meré, che è un giocatore che da 1.3 milioni lo potete prendere, da 1.3 milioni a 3 milioni, questa qua è la fascia. Giocatore che è in prestito alla SPAL, qui si chiama Ferrara, comunque in prestito alla SPAL, dal 67 a me è arrivato all'82. Giocatore che potrebbe entrare nel giro della nazionale, quindi fateci molta attenzione a Alex Meré, che appartiene all'Udinese. Torna, dovete aspettare un anno, torna all'Udinese e poi lo acquistate. Augusto Batalla è un giocatore argentino appartenente al River Plate, giocatore che ha un totale di overall 68, può arrivare all'81 per quanto riguarda le mie simulazioni, vi posso dire che il suo valore varia da 1,7 a 3,5 per acquistarlo. Ve lo suggerisco nonostante tutto ancora io, perché non ci sono altri suggerimenti validi. Ci sono stati alcuni suggerimenti, però cioè, io li ho verificati, molti erano giocatori tipo 50, 55, mi avete detto arriva all'85, arriva all'80, io li ho verificati, salivano di 7, 8 e non valeva la pena inserirli in questa rubrica, che è una rubrica seria, quindi se dovete sparar minchiate, ecco, io li verifico sempre in ogni caso. E quindi niente, quindi io vi suggerisco Batalla, giocatore che potete acquistare e secondo me in una squadra piccola potrebbe fare la differenza, anche se costicchia, 6,5 di stipendio, 1,7 a partire da 1,7 non sono pochi. Ultimo giocatore di questa puntata, 10° talento sconosciuto, Miguel Silva, portiere portoghese del Vitória, è un giocatore che dal 73, attenzione, 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 può arrivare all'85. Costicchia, ragazzi, da 4,4 a 8 è la fascia per acquistarlo e lo stipendio è già alto, 5,9. Forse ancora meno di Batalla del River Plate, però ragazzi, questo qua sale tanto, fino all'85 non sono per niente pochi e io quindi ve lo suggerisco per una squadra, secondo me, media sarebbe l'ideale. Ragazzi, questo era l'ultimo giocatore, se volete scriverne altri scrivetemi tranquillamente qui sotto, ci sarà un altro episodio, non vi dico quale sarà il ruolo, recatevi negli episodi dei giocatori più famosi per andare a suggerirmi i giocatori per gli episodi dei talenti meno conosciuti. Più ne consigliate, più me ne suggerite, più commenti fate e più sarete nominati, ovviamente nel limite del possibile. Ragazzi, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi aspetto alla prossima. Ciao!